dicono all'unisono, lo gridano forte nel flash mob gli studenti dell'Istituto di Marzio Michetti di Pescara. In ucraino vuol dire «Noi siamo con voi» e proprio in nome della pace si è svolta questa iniziativa voluta dalla dirigente scolastica Maria Antonella Scani e coordinata dal professor Giuliano Natale. Dana, ucraina, frequenta il quinto anno, sostenuta dai suoi compagni, vive da 10 anni in Italia con sua mamma, ha letto una lettera struggente e ci racconta ciò che riesce a sapere dal paese in cui ha lasciato il cuore, i suoi parenti e i suoi amici. Ho lasciato sia mia nonna che ha 56 anni e mia zia che ne ha 32 e con un piccolo bimbo di 8 anni e poi ho i vari cugini che adesso stanno in battaglia purtroppo. Cioè i tuoi cugini sono in battaglia, ma quanti anni hanno? 23 anni, quasi i nostri coetanei, quindi vedere una realtà così differente da quella che c'è oggi è davvero difficile. Cosa ti raccontano? Mi raccontano che la situazione è solamente una piccola parte di quella che fanno vedere ovviamente, e tralasciando la guerra in sé per sé quella che è, e proprio a livello umanitario secondo me è veramente una crudeltà, dato che anche mia zia fa soccorso proprio con la Croce Rossa e aiuta le persone. È un evento che è accaduto proprio l'altro ieri, che praticamente stavano facendo soccorso a delle persone ferite per la strada e c'è stato l'intervento della Croce Rossa, ma hanno bombardato appunto tutto ciò che c'era. Dunque sono morti anche dei civili? Molti civili, tra l'altro anche mia zia purtroppo. Non l'abbiamo sentita più, viveva lì a Kiev e da una settimana che purtroppo non riusciamo a metterci più in contatto. E ha anche una famiglia lei lì e purtroppo non ci siamo potuti mettere in contatto con nessuno delle persone. Cosa direi agli altri tuoi colleghi oggi? Che i problemi che abbiamo, diciamo, alla nostra età e visti in un modo individuale sembrano delle cose enormi, però vedendo la situazione che c'è i problemi sono, diciamo, altri della vita. Questo. E tra l'altro, Dana, ospiterai anche i tuoi connazionali, dei bambini molto piccoli. Sì, due bambini che oggi verranno la sera a Roma, in cui li andremo a prendere, un bimbo piccolino di 4 mesi e un'altra bimba. Come hanno risposto i ragazzi? Ah, in una maniera eccezionale. Se non fosse stato per loro, da solo non gliel'avrei fatta, insomma, ecco. Vista la situazione dell'Ucraina, visto che conoscevamo Dana, ci siamo adoperati e detto, ma perché non facciamo qualcosa oltre che il flash mob, che può essere una cosa molto simpatica, raccogliamo tutto ciò di cui si può aver bisogno in questo momento. Dagli alimenti, dalla roba sanitaria, indumenti, anche dei soldi. Cosa ti auguri? Un futuro migliore sicuramente, e anche se è difficile parlarne ai giorni d'oggi, e comunque il supporto che la scuola mi ha dato. Qual è l'augurio più bello che si può dire in ucraino? Shovsyo bude dobre. Ossia? Che tutto andrà bene.